Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Serious Sam 4. È un grande onore portare questo gioco perché mai mi sarei aspettato che gli sviluppatori me lo mandassero da portare. E lo definirei un AAA. Diciamo un prequel del prequel, in pratica viene ancora prima del 3, da quanto visto. Anche se io purtroppo, nonostante conosca questo gioco da quando giocavo anni e anni fa, non l'ho mai giocato. È uno sparatutto molto casinista dove si affrontano delle ondate. E questo gioco ha suscitato anche qualche polemica perché non ha una modalità PvP, un competitivo, un deathmatch come i precedenti, però magari in futuro l'aggiungeranno. Al momento è presente una modalità cooperativa da giocare con amici, oppure la modalità singolo giocatore. Giocate la stessa avventura ma in cooperativa o da soli. Noi ovviamente adesso giocheremo da soli. Il gioco lo trovate su Steam a 39,99 con la possibilità di prendere la versione upgrade, diciamo deluxe, a 49, o aggiornare un domani questa per avere la colonna sonora e un fucile, il Tommy Gun, adesso se non sbaglio. Iniziamo con i capitoli. Ho deciso di iniziarlo da capo, dall'inizio. Lo proviamo normale, vediamo come funziona, anche se in realtà dicono che ci siano già dal livello 3 di difficoltà su 5 delle difficoltà in alcuni punti, perché ho visto che comunque il gioco è parecchio complicato. Cioè complicato nel senso di difficile, niente di... perché qua si spara, si spara, si spara. Un po' se siete appassionati di un Borderlands o di giochi cacciaroni come quello, questo potrebbe essere un ottimo... o di un Doom, ecco. Potrebbe essere un buon banco di prova. Che ha fatto un pochino scalpore, ve lo dico mentre carica la partita, sono i requisiti di questo gioco, perché i raccomandati addirittura 16 GB di RAM e una 2060 per giocare a un dettaglio alto, e sono dei requisiti comunque piuttosto alti. Vediamo, adesso sta caricando, possiamo finalmente cominciare, lo proviamo, ovviamente è una dimostrazione, insomma io non sono novizio al titolo. È in italiano, doppiato in inglese ovviamente. Salve gente, notiziario dell'offensiva di Tunguska in corso. Sì, perché affronteremo diverse zone, tra cui anche Roma, la Russia mi pare. La traduzione direi che va un po' come ce ne ha voglia, perché adesso è partita in inglese. Volevo comprare in trasmissioni Alfa Centauri, è tutto pronto, avevo persino l'attrezzatura. Era un cuoco, niente di che, e che mi piace cucinare. Se volevo diventare un soldato? No, cazzo, sarei potuto diventare un lottatore, un pornodivo, entrambi. So già che me lo censureranno questo gioco, come è successo per Sargeon Simoleto. Comunque, vabbè. Avevo detto che, c'era qualcosa là fuori, nessuno mi ha creduto. Volete sapere una cosa divertente? La verità è che loro non importa chi eravamo, cosa volevamo fare, per loro siamo solo schiavi. Questo è Semma. Ma se pensavano che sarebbe stato facile, sono venuti sul fottuto pianeta sbagliato. Sì, perché stiamo parlando di un'invasione aliena. Graficamente dovrebbe già essere a ultra, ma non mi pare così meraviglioso. Comunque, il gioco ha quella che chiamano la Legion System, cioè, come già visto in World War Z, credo, cioè non credo sia la stessa tecnologia, però insomma la pubblicizzano in modo simile. È in grado il gioco di mostrare a schermo centinaia e centinaia di nemici. Quindi è bello, perché saranno dei livelli belli pieni. Questa è una sequenza scriptata. Ci hanno dato un pugno in faccia. Capitolo 1, morte dall'alto. Va bene. Devo dire, caricamenti abbastanza lunghetti, nonostante il gioco sia attualmente su SSD. Quindi vediamo, attendiamo che carichi, e ogni tanto comunque, quando c'è una possibilità del genere di portare comunque un titolo AAA, comunque che ho l'onore di poter portare, insomma, ho deciso che comunque d'ora in poi lo porterò per comunque mostrarvelo con il mio stile. E quindi siamo in Italia, siamo a Roma. Sì, graficamente non è nulla di meraviglioso, diciamo a livello capolavoro, insomma. Però già queste riprese sono meglio. Le case, insomma, fate un po' così. Supporto aereo per oggi, ci aspettiamo un tempo soleggiato. Vabbè, questo è la telecronaca.
Ricordatevi di vedere il briefing sulla missione prima di sbarcare. Siamo a Roma, c'è stato l'attacco alieno. A questo punto vedo gente. Non vedo gente, vedo fuoco, vedo incendi. Yep. Yep. Dobbiamo andare in Vaticano. Mi sembra una cavolata, stile il codice da Vinci, amico. No, gli piace il codice da Vinci. Ottime teorie lì dentro. Nessun merito letterario. Chi è il tuo scrittore preferito? Vediamo. Philip K. Dick, I guess. Il gioco ha del parecchio spesso uso di umorismo, quindi non è la classica storia seria in cui Sirius Sam è il classico eroe, l'antieroe, insomma, quindi... Io mi ricordo Sirius Sam fosse uno dei primi visto su una delle riviste che leggevo. Non mi ricordo se giochi per il mio computer o The Game Machine, comunque me lo ricordo. Mi pare giochi per il mio computer, è un titolo vecchissimo. Vabbè, si spara adesso? C'è nessuno? Sono qui. Cosa sta succedendo? Ci hanno fatto saltare in aria. Convoglio un rottame, dobbiamo riorganizzarci e andarcene da qui. Oppure andarcene e organizzarci, come vi pare. Sono morti tutti. È vivo, credo. Kenneth, sir. Alright, Kenny, relax. We're gonna kill us some aliens. Ok, uccideremo degli alieni. Salve. Pistolina. Cos'è la Desert Eagle? Non me ne intendo di armi, ma... Allora, vi dico subito. Il movimento molto da arena shooter. Cioè, si muove veloci, non si vede il corpo, insomma, non è nulla di... di miracoloso. Ci si muove come un... più veloce di un Doom. Ci sono dei dettagli che non sono... un granché, altri invece decisamente migliori. Si corre con la shift. Mi ricorda anche un po' Destroy Human, un po' per questo discorso degli alieni, però io sono un po' fan della serie. Due colpi e va. Ok. Può ricordare come stile di gioco anche un Vermintide, ad esempio, quello di Warhammer, anche se è un sacrilegio dire una cosa del genere per un appassionato di Sirius Sam, perché qua si punta molto di più su esplosioni, armi fuori di testa, tanti alieni. La cooperazione tra i giocatori. Qua si sceglie con la Q. Ok. Si può salvare. Voglio capire. Ok, qua è i nemici, l'equipaggiamento, Sam con le varie abilità che possiamo prendere, la missione che stiamo svolgendo. Brutta sta cosa che il menu è proprio oscurato. E i fascicoli che abbiamo trovato in giro. Ok, 10 colpi abbiamo. Continuiamo ad andare avanti. Sì, questo video decisamente me lo censurano. Allora, il corpo a corpo. Sì, direi che se non censurano Doom, direi che posso portare tranquillamente anche questo. E quelli non hanno la testa, quindi non posso sparargli in testa. Quindi la mia, diciamo, fissa di colpire tutti alla testa qui non si adatta a tutti. Vabbè, vorrei capire anche... Upa, vediamo, finalmente. Bende mediche. Fucile a pompa. Così. Non si colpisce, diciamo, corpo a corpo, ma solo con dei nemici avvicinati. Ok. Sì, col fucile a pompa non mi fa mirare. Qua bisogna avere mano ferma, dovrei anche ritoccare un pochino la sensibilità del mouse, però... Oi, voglio andare qui dentro, voglio mettermi in salvo. La vita ho solo 20 punti. Volevo fare la doppia, ma non ce l'ho fatta. E non sono messo proprio benissimo, però. Chi è che sta sparando? Ah, eccolo là.
Vediamo se lo colpisce in modo totalmente non realistico. Sì. Musica molto bella. C'è una motosega. Vabbè, andiamo avanti, va. Oi. Poi ci saranno mostri enormi e ogni fine livello il canonico boss. Oh, bende. Si va a 26, ma com'è umano lei? Oi. No! Dolore. Ma è tutto fumo, niente. No. Eccolo lì. Vediamo da dove ripartiamo. Mi hanno ucciso proprio in modo idiota. Ah, si riparte qua vicino. Vabbè, andiamo. Sembra quello di Monster. Ecco questo. Vabbè, quello lì non ha neanche una pistola. Non gliene diamo una. No, eh. Vabbè, abbiamo 16 di vita. Andiamo, ne prendiamo 10. Le bende danno 10. 10, 36. Ok, adesso 1, 2, 1, 2. Fuggi, Shaka! Abbiamo preso una... quel coso lì che non so cosa sia. Eccolo là, spianato, anche te, via. Sì, vabbè, non, diciamo che non ha una forte componente balistica questo gioco. Fa queste cose col fucile a pompa è abbastanza assurdo. Però si spara anche da lontano. E non si può mirare col tasto destro in questo caso. Sì, va bene, salta di là, bravo. Sì, è proprio un... per chi è novizio come me lo trovo simile a un'arena shooter. Cioè non troppe animazioni, scalate, balle varie. Cioè è proprio un gioco casinista. C'è anche una mega nave aliena sopra Roma. Bello che ci abbiano onorato con la presenza di Roma in gioco, ma... Oddio! Niente, dobbiamo andare avanti. Ah sì, riparte sempre da qui. Cioè, veramente faremo faville quest'oggi. 1, 2. E sono morto di nuovo. Scusate, ma adesso facciamolo così, perché sono stufo di far figure di merda in video. Avevano detto una cosa del genere, che già a livello normale era difficilotto il gioco. Quindi già che sono conosciuto per essere un fallimento in Sekiro, die twice. Sì, vuoi una pistola? Vuoi una pistola? Non so darti una pistola. Non so come si fa a darti una pistola. Ma serve più a me che a te. Perché Serious Sam è the hero. Vabbè, andiamo avanti, va. Qua, senso d'orientamento, veramente. Allora, qua c'è un'altra... Facciamola in modo un po' più ragionato. Ragazzi, cioè in poi in basso a destra escono anche i... chi ha ucciso chi. Ok. Beh, cerchiamo di non rifarlo 35 volte, per favore. Perché? Ok. Eliminiamo. Allora, 1, 2, 3. Dov'è il tizio? Lì, ok, via. Ok, via anche questo. Ah, ok, sono i vomitatori, quindi esplodono, ma me ne sono già accorto, diciamo, quindi... C'era qualcuno lì, infatti, arrivederci. Ma non eri lì dietro un attimo fa, vabbè. Bende, qua sono morto prima, quindi facciamo un po' di attenzione. Ci si abbassa con control. Ma, scusate, ma perché volevo andare di lì se posso andare di qua? Ma dove siamo? Esattamente a Roma. Beh, è un'ambientazione che mi ricorda molto anche Talos Principle. Obiettivo secondario: esplorare la struttura delle difese terrestri. Ah, si è aperta una missione secondaria. Devo andare là.
Ma chi se ne frega? Ve le lascio spoilerare, non ve le spoilerò. Ve le vedrete voi se vi piace. Un caschetto, armatura più 10, fantastico. Adesso vedete che in basso a sinistra c'è anche l'armatura. Lì ci sono altre cose. È un... diciamo che è un ritmo abbastanza compassato adesso rispetto a quello che è uno standard di Serious Sam. Oh, vabbè, la porta è chiusa a chiave. Trova la chiave. Sì. Vabbè, dove sarà la chiave? Sarà di là, quindi dobbiamo andare a cercare e fare per forza la missione secondaria, immagino. Armatura, abbiamo due caschi. Ne mettiamo uno per testa. Allora, andiamo di qua, allora. Prendiamo sta chiave con la missione secondaria. C'è qualcosa qui, no? Esplode. Ha distrutto anche i suoi simili. E lei? Scusi. Allora, uno. Due. Ultimamente poi ho anche una gran voglia di rigiocarmi di Halo. Detto anche Halo. Anche se non li ho mai giocati del tutto. Però diciamo che... mi hanno sempre un po' scoraggiato per la grafica, ma devo dire che anche questo gioco, diciamo, ha dei requisiti altissimi, ma graficamente non è nulla di spettacolare, quello devo dirlo, perché comunque io sono per dell'idea di dare sempre un'opinione sincera, indipendentemente da come un titolo mi arrivi. Ah, si passa da sotto. Scusi, lei deve tornare a Monster Co., per favore. Aspetta, chi è che... È un po' lenta quest'arma, però, della verità, eh? Beh, devo andare di là, quindi... no, di... boh, andiamo di qua. Arrivavano da qua i mostri, quindi usciamo da qui. Oh, scusate, eh. Adesso, tac, 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 ok. Non si luta nulla, quello non mi vede... No, gli effetti di luce sì, poi il gioco in realtà vi fa scegliere se giocare in DirectX 11, 12 o Vulkan. Io ho scelto le 12. E sparalo a qualcun altro al razzo. Vediamo un po'. Uso la radio. Uso, la uso, ma apriamo. Cosa ho trovato? Oloesca, un emettitore di ologrammi progettato per distrarre i nemici, sparare sull'ologramma anziché sull'utente. Ah, ok, interessante. Come si userà? Con Z, il gadget Z. Tanto mi sono curato, siamo messi bene. Diciamo che già è cambiata radicalmente la difficoltà rispetto a prima. Voglio provare a usare il gadget tra poco e vediamo l'ologramma se fa la sua bella figura. Allora andiamo, da che parte si va? Qua è chiuso e adesso è di qua. Vi farò provare il brivido della mia, del mio senso dell'orientamento. No, siamo arrivati da qua, adesso qua mi ricordo che dobbiamo andare di qua. Scusate per l'eventuale mal di mare che... oh, grazie al cielo sei tornato senza gli spazi. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua. La lupara. Ah, mi fa scegliere quale delle due. Ah, finalmente un fucile serio. Abbiamo preso la chiave? No. Però... mamma mia. Usa il gadget. Sparate a lui. Siete proprio stupidi, eh. Cioè, gira proprio in modo stupido. Ui, ui, ui. Sono venute giù le colonne? Sì.
Trova padre Mikhail. Ma la chiave dov'è? Io non ce l'ho mica la chiave. Ce l'hai tu? Ah, qua? No. Perché il cancello non si apre? Ah, doveva arrivare lui, ok. Professore Gottlieb Kiesel, consulente scientifico. Guten Tag. Mamma mia, l'ha fatto saltare istantaneamente. Ok. Voi siete più pericolosi, ma anche tu. Boia mondo, quanti sono? Devi esplodere tu, perché così me li fai saltare tutti in aria. Mamma mia, sono quasi morto. Fuggi, sciocco! Ok. Ah, scusami. Tommy, Danny, come cavolo ti chiami? E quindi? Sì, poi diciamo che in sé, da quello che ho visto, il gameplay sarà sempre un cammina punto ondate, insomma. E qui, la chiave, ndo cacchio, eh? Ok. Il boss. Il boss. Il boss. Una bistecca imbizzarrita. Beh, è un boss. Ok, scusa, ma se io mi metto qui, mi butti giù la porta? Grazie, eh! Ho finito i colpi. Ho finito i colpi. È un toro mutante siriano, comunque, giusto per chi fosse interessato a... Colpiscimi qua. Olè, via! Finiti i colpi, eh? Quindi, tac. Ah, no. I colpi andavano in comune, sia per il fucile a pompa che l'altro. Mentre invece della pistola dovrebbero essere... invisibili. Io continuo a muovermi perché voglio evitare di essere forato da qualsiasi tipo di creatura. Infatti ce n'è una ancora che gira, che butta giù colonne. Ed è già abbastanza ferita. I checkpoint non sono male perché non sono eccessivamente punitivi. Il cancello aperto ora. Andiamo. Un drone mietitore. È così che fanno diventare dei trasformati. 1-1. Ah, ti risucchia la nave aliena e ti ributta fuori come una bestia assassina, una roba del genere. Povera Roma. Abbiamo colpi? Sì. Questi? Posso ucciderli così? Io sono dei nostri. Questa è stata notevole come cosa. Questi sono, sembrano alieni un po' più senzienti degli altri, eh? Oh, ho fatto la doppia. Ok, si va di là. Scusi? Lei arriva direttamente dal Flife 2? Ok. Ah, lì c'è San Pietro. Povera Roma. Quello lì deve esplodere lì dove si trova. Quello lì fa malissimo. Tu devi farla finita subito. E voi altri invece... Magari riusciamo a usare il gadget. Anche l'albero ha tirato giù. Ok, è andato. Gadget si è rivelato utile.
300 metri. 300 metri, si può entrare in chiesa? No, è una lastra nera davanti, di vuoto oscuro. Stiamo andando verso la chiesa. Oh. Altro mini boss. A sto punto li definirei dei mini boss. Non abbiamo nemmeno armi. Fammi dare un'occhiata da vicino. Dai, prendi armi. Prendi armi. Ok, fucile a pompa. Ma io volevo l'altro, a dire la verità. Vorrei usare l'altro, che mi fa un po' più... Ok. Boia mondo. Eccolo lì. Roktame. Roktame. Vabbè, quindi niente, riproviamo. Riproviamo in modo un po' più intelligente stavolta. Allora, andiamo di pistola per tutti questi tizi qui. Armatura qui, che la prendo. Ma da quanti? Mamma mia! Non muoiono per con un colpo questi, eh. Quindi non è così facile. Quello là in fondo. Ok. Allora, sono tutti qua schierati in giro. Vabbè, è giunto il momento dell'artiglieria. Ah, no, no. Devo capire quando spara i razzi, cioè quando gira le braccia verso di me. Quasi morto. Ma anch'io. No, a un passo dalla morte. Niente. E proviamo ancora. Vedrò di prendere tutto. Prendere anche i due pezzi di armatura che vedo qui. Uno e due. E poi vado in... tre. Ok, mi imbosco qua dietro. E non sarò così avaro di colpi contro sta gente, perché mi fanno la pelle e non se ne fanno troppo un problema. Ok. Poi quelli lì li lascio lì, perché quando arriva il tizio li fa esplodere. Tipo adesso. Quindi, tac. Ok. No, sono ancora in piedi. No, ok, adesso non più. Uno, due. Razzi andati. Passano i razzi, forse. Ok, è andato. Ok. Stiamo avanzando verso San Pietro. E sono quasi morto. Ok. Dai, datemi una cura, datemi una cura. Sì, poi non è il gioco che vi giocherete per 60 ore. Perché la campagna è relativamente veloce. Non trovo incomprensibile l'assenza di un multiplayer, perché alla fine era il fulcro dei giochi precedenti, se non ricordo male. Quindi... Ah, questo è il padre che dovevamo trovare. Father Mikhail. Amen. Father Mikhail, I presume. I thought there was supposed to be convoy. I am the convoy. Hi, I'm Kenny. Hellfire. We're senza pistola. In Piazza della Repubblica, ci vediamo lì? It's a date. Father, grab your stuff. Let's not keep the lady waiting. I have my shotgun and my faith, son. I am already packed. Bene, abbiamo finito il capitolo Morte dall'alto o Morte dal basso. Sì, ma sono due capitoli, insomma. Allora, ragazzi, questo era Serious Sam 4, l'inizio, perché ovviamente mi ha fatto un 20 minuti, quindi più comprese tutte le varie morti che ho fatto. Si sale di livello, si sbloccano le abilità, si va avanti e c'è il proseguo poi dell'avventura con nuove cose, morte dal basso, perché avevamo fatto morte dall'alto prima, quindi adesso si va avanti.
Graficamente carino, non capisco, magari i requisiti sono dovuti al fatto dei molti mostri a schermo e degli effetti di luce vari, insomma, però a livello di grafica, diciamocelo, non è un miracolo, insomma, della tecnica. Il gioco è carino per gli appassionati di questo genere di gioco casinista. È un ottimo antistress perché è il classico gioco in cui non stai lì a guardare statistiche o niente, spari, quindi è molto bello e credo sia un gioco che si lasci giocare anche piuttosto bene. Non costa 59 euro o peggio, il prezzo è, secondo me, onesto, questo continua a rimanere senza arma, sembra un Kenny di South Park, insomma. Fa un ampio uso di ironia, di umorismo nero. Serious Sam non è un brutto gioco, quello mi sento di dirvelo, e ora attendo i vostri commenti qua sotto nei commenti. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!